raga e bentornati sul nostro canale. Io sono Papi e oggi a grande richiesta, guardate cosa c'è qui, la pagella di Sofia. Anche se un po' in ritardo, oggi vedremo tutti i voti della pagella di quinta elementare di Sofia. Scopriremo anche la sua reaction perché la confronteremo con la pagella del primo quadrimestre che abbiamo già visto in un precedente video, ve lo lascio qui sopra, andatelo a vedere dopo perché è veramente bellissimo. E inoltre guardate cosa c'è qui, non uno ma ben due regali Amazon che ho preso per lei, uno più grande e uno più piccolo. Secondo me le piaceranno entrambe, sono cose completamente diverse, ma le apprezzerà. E scrivete adesso nei commenti, provate a indovinare di cosa si tratta. Vi do due indizi. Uno riguarda la sua passione preferita, ok? E l'altro invece riguarda la scuola. Quindi provate a indovinare di cosa si tratta e adesso andiamo a vedere subito la sua reaction. A few moments later. Sofì, si può? Buon pomeriggio. Ti chiederai perché sono con la fotocamera? Appunto, me lo sto chiedendo. Perché c'è un video incredibile che dobbiamo fare a grande richiesta. Indovina di cosa si tratta, te lo faccio vedere un attimo. La pagella per caso? Sì, è arrivata, l'ho stampata. La pagella finale di quinta elementare, il secondo quadrimestre, che lo confronteremo con il primo. Quindi tu dammi questo perché facciamo un bellissimo gioco. Okay. Vediamo quanto e se sei migliorata, va bene? Mm-hmm. E nel frattempo, adesso io sono un attimo impegnato, ma guarda cosa ho qui sotto le braccia. Oh, non uno, ma... Aspetta. Due pacchi Amazon, due cose che secondo me sono diverse ma ti piaceranno entrambe. Lasciamo qui. No, mettiamole qui. Dai. Vediamo se te le meriti, se te le meriti. Potresti anche vincerne solo uno, eh? Io spero di vincerle tutte e due. Allora facciamo così. Se sei migliorata e hai preso il massimo dei voti, avrai entrambi i regali. Sì. Ci sei? Io adesso mi siedo qui, ti dico la materia, tu mi dici quanti avanzati o intermedi hai avuto e io ti dico se hai migliorato, ok? Dunque, la materia italiano, dimmi cosa hai avuto. Avanzato, intermedio, avanzato. Quindi avevi tutti avanzato e intermedio, giusto? Mm-hmm. Nel secondo quadrimestre, tutti avanzati! Sì, Bobby! Ok, andiamo avanti. Seconda materia, lingua inglese. Sono 5 voci, cosa hai preso il primo quadrimestre? 4 avanzato e un intermedio. E invece 5 avanzati. Sì. Ok, hai migliorato il massimo dei voti. Andiamo poi storia. Io avanzato, ho 2 intermedio. Voti. Avanzato intermedio. Sei rimasto avanzato intermedio, Sofì? No, è bugia, ma scherzo. Sì. Sono 2 avanzati. Però ti sei agitata, vero? No, dai, si è andata benissimo, 2 avanzato. Beh, ovviamente non succede niente se non prendi il massimo dei voti, l'importante è l'impegno. Poi abbiamo geografia, giro la pagina. Tutti e 2 avanzato. Ah, ok, quindi avevi già il massimo dei voti? Mm-hmm. Non sei peggiorata, ovviamente, non puoi migliorare già i 2 avanzato. E andiamo a matematica. Io ho 5 voti. Pure io ho 5 voti e ho tutti avanzato tranne uno. E invece adesso sono tutti avanzati, quindi sì. Stai contando la tua media massima. Andiamo avanti con scienze, 2 voti. Avanzato. Bravissima Sofì, ancora tecnologia, 1. Intermedio avanzato. E 2 voti. Invece sono 2 avanzati. Ce la stai facendo? Musica. Ci siamo quasi, musica con 2 voti. Intermedio avanzato. Ci sono 2 avanzati, bravissima. Arte e immagine. Vabbè, avanzato. E vabbè, ma questo già lo immaginavo dal primo quadrimestre. Educazione fisica. Educazione fisica, intermedio avanzato. E hai avuto 2 avanzato, vabbè. Con tutta la ginnastica che fai, hai migliorato. E poi abbiamo religione, 1, 2. E 3 buchi. Sono diventati 2 qua. Io comunque avevo 3 intermedio. E sono 2 avanzati. Perfetto. Ottimo. Poi però invece abbiamo educazione civica, 3 voci. Io ce ne ho 2. Ecco. Sono tutte e 2 avanzato. E ora ne hai 3 e la terza è, indovina? Intermedio. Avanzato! Sì. È finito? Sì. È finito, Sofì!
Comportamento primo quadrimestre ottimo e secondo quadrimestre ottimo. Questi qua sono miei. Cosa significa questo quindi, Sofì? Che hai vinto due premi. Ma quale vuoi aprire per prima? Quello grande o quello piccolo? Quello grande. Io sono convinto a suo modo ti piacerà. Vediamo. Che cos'è? È il libro delle vacanze. Ebbene, Sofì, guarda che questo ti serve perché ti prepara alla prima media. Come si chiama? Viaggio vacanze. C'è anche l'inglese, ogni attività settimanale e poi ci sono anche le regole per ripetere se magari hai dimenticato qualcosa. È quello che dicevo io, guarda, qui ci sono tutte le definizioni, se magari hai dimenticato qualcosa ci sono le regole, matematiche e non solo, multidiscipline per tutte le materie. Ecco qua le settimane, ma poi Sofì volevo farti vedere, è veramente scorrevolissimo perché ci sono letture, guarda c'è la geografia, la matematica, ci sono veramente tutte le materie ovviamente molto semplici, fatte bene e magari anche questo libro lo consigliamo ai nostri amici, così vi allenate per la prima media. Papi, è bello, grazie, ma io mi aspettavo qualcosa di più... Più? Divertente forse? Sì. E allora c'è il secondo pacchettino. Speriamo bene. Come speriamo bene? Vedrai che non sarai delusa, è una cosa che hai chiesto in passato, ma non voglio dirti altro perché altrimenti puoi indovinare. C'è la plastica, la tolgo e poi vediamo. Va bene. Però riesci a sentire la consistenza? Aspetta. Non è una stoffa, è elastica? Hai detto tutto. È una stoffa elastica? È una fascia elastica! Ecco! Ma per ginnastica, non ci credo! E la chiedevi da tanto tempo anche per utilizzarla in palestra? Sofia, questa è quella con l'elasticità più leggera, così è molto semplice da usare. È la più lunga. Wow! Che dici, andrà bene? Sì! Te la sei meritata, grazie anche a quanto ti sei impegnata a scuola e ai tuoi voti. Grazie papi, sono felicissima! E per il momento adesso è tutto, con la fascia elastica, il libro delle vacanze, vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao amici!